Dopo tre minuti Novellino ricama un dribbling così lungo da far imprecare i suoi stessi tifosi. Ma quando il preciso cross è girato in rete da Antonelli, gli insulti diventano inni di gioia. Dopo il gol, il presidente inibito Colombo ed il futuro Farina, uno accanto all'altro in tribuna d'onore, diventano quasi simpatici alle polemiche legioni rossonere. Il Milan sembra pronto a sbranare il Cesena, ma i romagnoli non sono d'accordo. Non lo è soprattutto Schachner, che fa ammattire Collovati. Segna Gallini, ma Menicucci annulla. E subito dopo ancora l'austriaco fa tutto da solo. E benissimo, sbaglia il gol. Il Milan del primo tempo ha sprazzi pregevoli, Antonelli ed un perfetto invito per Jordan. La difesa del Cesena va in bambola e perfino un vecchio drago come Ceccarelli rischia l'autogol. Ripresa, Radice toglie Venturi e propone Moro. Schachner è sempre grandissimo, osservatelo. E osservate anche come Novellino si mangia il raddoppio. Jordan, la sua, una partita deludente. Soltanto un momento felice, questo. Il Milan conclude l'attacco, spreca ancora occasioni e gol, ma non riesce a trovare la vena dei primi 45 minuti. Il Cesena è discreto, Lucchi dirà addirittura che meritava un pareggio, ma dovrà darsi una regolata in difesa se vuole cavarsi di impaccio. Per finire Tassotti, si è beccato una scarpata in faccia, in ospedale gli verranno applicati alcuni punti di sutura.